superficie 10 milioni di chilometri quadrati, però 33 volte l'Italia, 750 milioni di abitanti, una cinquantina di stati. Miseria. A cari amici Telegarda, ben ritrovati, un caro saluto, vi dico subito che non siete finiti su un canale culturale eh, geografico di qualche televisione privata, no, siete sempre su Telegarda, naturalmente spero di trovarvi in ottima salute. Naturalmente carta e penna perché spero sempre che prendiate appunti. Vi dico subito che oggi, appunto, avete sentito che stavo dicendo dell'Europa, gli abitanti, la popolazione, gli stati. Ecco. Oggi parliamo di Europa, ma non in questo modo, eh, dal punto di vista geografico, ma in un modo curioso, particolare. E per parlare dell'Europa in questo modo curioso particolare ho qui un caro amico che voi conoscete, perché è stato già ospite più volte, ed è il Giuseppe Bepi Turini. Ciao, ciao Beppi, ciao che è il mio esperto in mitologia greca, il mio mitologo, non so se è poi mitografo. mitografo, addirittura te. sono passato mitografo, addirittura eh. mitografo, <ride> quindi scrive anche, quindi non parla solo, <ride> no, è, è scrive. E appunto è il Beppi, Ankoi, perché parla dialett, ah, e ne parla dell'Europa perché l'Europa la dà una bella storia. Eh sì, la dà una, una bella mito, storia. No? Lei è un mito proprio greco. Un mito proprio greco. Amici di TriGarda, benvenuti al nostro simposio come sempre sulla mitologia greca. Come ha già anticipato il mio amico Sandro, parleremo di Europa. Adasmimi immagino a casa e dirà, ma come? La settimana che aspetta qualcosa sulla mitologia greca e ti venga a parlarne d'Europa. No. Te tranquilli che la parola Europa la deriva da una figura della mitologia greca, è anche abbastanza importante. Allora, ne a conoscere la sta Europa, no? Europa? era una bellissima principessina fenicia. Che sempre le belle donne. Beh, sempre, sempre, anzi, sempre bellissima l'era fenicia. La fenicia è quella regione che adesso si trova più o meno dove è il Libano. E l'era fiora della Genore e di Telefassa aspetta, 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 a Genore l'è il papà. a Genore l'è il suo e Telefassa le il mare ah non è la televisione della Val di de no, no? Fassa ecco, Telefassa, attenzione Telefassa è il nome che in greco voleria dire colei che vede lontano forse, forse è per questo che hai tutti questi strumenti che vede lontano gli mette davanti tele, tele esatto. teleobiettivo, telescopio telegarda tele... <ride> probabilmente tira fuori da Telefassa che voleva dire colei che vede lontano Comunque questa Europa, era fiore di Agenore, Agenore era fiore addirittura di Poseidone e di Libia, perciò come parentela era messa bene a Europa, suo nonno era Poseidone, a Ma dire. quindi anche i noni. Il nonno parli... era Poseidone. E allora questa Europa, non è che l'aveva bisogno proprio di lavorare tanto, suo pare era re di Tiro in Fenicia, suo nonno era Poseidone. Quindi la poteva vivere poteva anche, vivere anche, no, anche ben senza lavoro. E allora lei la passeva le giornate andando in spiaggia con le sue amiche, le sue la sua conchiglia, le si tirava l'acqua, non ancora il bikini e non le faceva il bagno, però le stava lì in spiaggia. Oppure ne va nei prati a e adesso pare, a torso fiori, a far girlande. E lì passeva le giornate così da falop. Una dopo. Ecco, eh, insomma. Sono sempre lì. No, Sull'Olimpo, No, no, eh. Beh, sta a dirne che sull'Olimpo sull sull Zeus era sempre lì che il Varda, oh, questo... il Varda non aveva tanto affare neanche a quello, era lì che il Vardeva, se vedeva qualche ninfeta, qualche sposa magari abbandonata perché i mariti erano in giro per la Grecia per affari o, o erano in guerra. Al difetto è sempre. sempre. La, difet la, difet la dannocio lì. via sulla Fenicia la vista questa sta, sta bella principessina a spiaggia, lì, che tu con le conchiglie. E eh, chi l'ha? Questa non chi la bisogna può. Bisogna fare qualcosa. Chi non la può scampare, Mi abbiamo la nota sul metà qui delle conquiste. Allora doveva pensare adesso come fare, perché bisogna che ne inventa una delle sue. Allora ci chiamò Soffiò Lermes. Quella quel quel no? quelle delle che no? Era veloce a fare i misteri. La ti vai, vai via in ti vai da genore e ti apri le, le mandrie de, dei boi di de Genova e ti cerchi di buttarle purissima al market. E, e quell'altro dice: sì, sì, va bene, parte, e va lì a dire queste mandrie dei boi e le butta, le butta, andesti questi praia e ti butta buttarle puvisima al market. Poi. Nel frattempo, Zeus si era trasformato in un bellissimo toro bianco. Ecco, <ride> perché la fatta delle sue anche stavolta, Quindi Zeus. Adella è un toro, toro bianco. I corni I suoi bei corni, la sua bella cova, bel, grande. Tutto a posto. E lo mette messo, messo a sta mandria e, se, ah. e pian pian che la mandria la va verso, ma si tira fuori, se tira fuori, si mette di fianco. È come che lei vicino al mare, queste donne, queste putelle, le vedi questo bel toro, mette tutta questa mandria di boi. Al momento le erano un po' spaventata perché era un bestione. E dopo un po' si le avvicina, l'Europa dice, la vede che è abbastanza mansueto, la comincia a caressare, la comincia a caressarla, va lì che gira intorno, che tocca la cua, che oh, tocca i corni, ma... e sto toro. E... Non Tranquillo. si muove là, lì anzi si tira fuori un po' dalla mandria e se vente vicino a... non sti... le aveva capito il taglio del prato no, no non, non le aveva pute... capito no, niente camisa, questa è le grave le... e allora questo toro si tira fuori e se mette lì vedete che con la mandria mette tutte queste donete lì che suga a un certo punto questo toro l'altro mette ma su e c'è cuccia a sontera e lei un po' di confidenza anche in Europa no a un certo punto ha passò, no. a un certo punto la dice la in Europa il video che non si muove monta su su questo toro, la sete con della mamma un corno la tauromachia, come una volta che salteva su che salteva su così sta su questo corno come che il toro, il toro Zeus sente che Gesù è su la sua Europa ecco appunto, e, il, è il che vedete il Giove, è eh, Zeus. Zeus noi parliamo di Grecia Gio eh. ecco, eh, no, Giove, se star, Giove Zeus, se no le... si offende, noi eh. siamo in Grecia e quindi la che salta, allora, su. La che salta su come che Zeus sente che Gesù è su la, su, la sua Europa e se le va per parte il ciapa alla strada del mare il cuore sulle, sulle onde come che se fosse terra ferma come se fosse la pellegrini e quell'altra la, la Sevardandrio la vede la terra che si allontana con il suo corno manco. Sì. e il toro continua sulle acque e va e va e va e finché arriva all'isola di Creta all'isola di Creta si ferma su una spiaggia vicino a Gortino i le nostre fonti e lì che succede? una volta arriva sulla spiaggia se tutti curiosi adesso. Zeus <ride> si ferma e si presenta come, come Zeus. Da ah. Toro, da toro il diventa Zeus di e bella... tenta di violentarla la bella. come la E il tenta orientarla come al solito. No? Ma la bella Europa la tenta di difendersi perché non la voce avere, eh, Zeus beh, forza, Zeus, è. e quell'altro la prova in tutte le maniere e alla fine riesce a a fare quel che il vuole, sotto forma di aquila. Ah, come? Sotto forma di aquila? Sotto forma di aquila, si vede che la serata è con le ali. Prima il toro non niente È diventato Zeus che non c'è niente da fare. La prova è tutta, sotto forma di aquila, i dischi. L'hai con le ali, con le ali la serata dei. detto, non so che trucchi che abbiamo inventato, ma... Stessate. Lì, 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 Zeus si trasforma in aquila e ha avuto la sua bella Europa. E la mia veniva fuori l'aquilotto, no? No, Appunto, no, dico, sarei no. al colmo di fare l'aquilotto, perché Ad casca il panico, Europa. Ehm. Naturalmente Zeus, dopo fatto il suo lavoro, il badrio, va a sua casa a fa carne qualche un'altra. Però prima ha voluto lasciare qualche regalo e beh, perché me. dopo quel a che, me che me la me fa. Qualcosa, allora ha regalato un giavellotto, giavellotto, un giavellotto che non sbaglia mai il bersaglio. Chiunque lo lancia anche a un morbo e colpisce il bersaglio. È okay. Gala Sancai, di nome L'Elapo. Che qualunque preda è il, è il, e il corresdrio la sapeva cia sempre. E da poi Galanca, un gigante di bronzo di nome Talo, che l'aveva fatta festo della sua officina, che, ah, che, che, dell che è la Ferrara dell'Olimpo, che è l'officina sotto l'Etna. Pisseva il fuoco. e piseva oh, il fuoco. Ogni diciamo. è lei nella fuma. Lei è festo. L'hai fatto che sotto che ha qualche commissione? Ma una una era quando dischi che veniva eh. su una fumeghera. E no? lì, quando che fuma Letna, è festo che ha impissata la forza. Capi. Okay. Okay. E lì allora, i fatto sto gigante, talo. era custode dell'Isola di Creta. Adesso chi le tre regali che. Allora, io giavelotto il velotto. che non sbaglia mai un colpo, il can che non sbaglia mai una preda e sto. Gigante di bronzo. Ecco, mi raccomando, tornò. Perché dopo che l era l'inferno. Sì, l'era l'era custode di Creta, mm. lì, lui guardava Creta, controllava tutte le coste, faceva tre volte il giro dell'isola e controllava le navi che, che attraccheva l'isola senza il permesso del re. Lui che buttava due sassi, balotti enormi e distruggeva oh. le navi. Qui che riusciva ad arrivare a terra, lui si buttava nel FOC diventava incandescente e se buttava addosso ai, ai mal capitati e li brustoleva ma tutti. Onda, perché era so. di bronzo. Ma le combineva una volta? <ride> Crede che le combina ancora, ma le combinava del peso. Invece il giavellotto, il giavellotto è, 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 è il cane. Io avevo una storia un po'. Per essere passati da una generosia o un dall'altra, sto cane e sto Giavellotto, finché arrivai a una certa, a una certa procri. Poca procri! La, che, Procri, che era fiola di che era re di Atene in quel periodo, e l'aveva sposata a Cefalo, un certo Cefalo. Questa qui l'ha è questo: Giavelotto e questo E viene a casa Cefalo e la sua donna, Procri, lì, viene a casa e Cefalo, la visca in bosca e si muove, credeva che fosse un, un capriolo, la tira al Giavelotto invece che era lì la Procri e la copa la sua donna. Comunque lì è morta sta Procchi, dopo che resta a cefalo che resta il cane e dia tebe che era una, 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 una volpe, volp che distruggeva tutti i raccolti e allora gli ha pensato chi che aveva un cane eh, che cia, per, per forza, allora che è venuto in mente cefalo, che c'era cefalo, cane, che ogni preda che comeva della e allora gli mola sto cane, corre, corre. la volpe la scappa ma alla fine è la, la, la ciappa, no? la morde. Ma la gaviva e la no, gaviva? No. Come che la morde, da, in bocca non resta niente, resta aria e la volpe la scampa. Allora Zeus, che l'aveva la inventata sia il cane che la volpe, la resta un po' disarmata la dita, che è qualcosa che non va. Perché il cane ha fatto il suo lavoro e la volp. la volpe. Espe... La volpe non, non la doveva es... essere accippata, però la sta accippata il cane, allora per non sbagliarsi la tramutò tutti dove, nuovo Ecefalo, ehm, il, e cefalo. E l'Elapo l'ha messo sul plafond della sua camera ah, ecco, sempre... nella costellazione del cane maggiore. Ah, ecco, torniamo ancora alle famose costellazioni sì, del plafond sì. di De Zeus. Eh. Questo qui l'ha messo su, senza lavoro, ma penso che l'ha lasciato nel cielo. Nel cane maggiore l'ha messo ah, cefalo. Cane Comunque adesso noi torniamo alla nostra Europa. Eh, I regali ah, li abbiamo sistemati. Eh. No, che è una roba su tale, ho da dire. Talolo era immor praticamente immortale. E aveva solo nel tallone una vena che veniva fuori all'aperto, chiusa con denciodo, dopo che era dentro una specie di sangue che aveva sangue, lo chiamava, la, il, lo chiamava il Divino Icore. Oh miseria! Il Divino Icore, eh, Ovidio che diceva che dentro il Divino Icore, che era. era sì, sì, una roba, una roba. Proprio e allora, quello è che lo teneva in vita col, sì, ciodo, col ciodo piantando il talone, che di... era l'unico punto in cui si vedeva allora lì sulla morte dei talo che il... pareri discordanti alcuni dicono che Medea quando la veniva di ritorno dall'impresa degli argonauti insieme a Giazone sulla nave la sessi a lì a Creta la siccome l'era una maga la Lancantà un po' è quell'altro, un po' barcolante, se se par... un po' barcolante da, da, ste, da ste robe che si su Medea, ha battuto il talone contro un sas. Oh, che mi via il ciodo e mi viene la il ciodo e il divino Icore, ah, e talone è morto. Altri dischi che si è sta sempre, che si è sta eh, eh, Filotete, filo che aveva le. L'era sulla, sulla barca di Medea e che aveva l'arco e le frecce di Eracle di Tebe, che l'eredità è quando l'aveva trovata Eracle che doveva morire sulla Pira. Oh, che storia. E, e che aveva questo arco e l'era sulla, sulla barca, sull'arca, su Argo, no? la famosa Argo degli Argonauti. E par che quel, e Gabbia tirare una freccia. E l'abbia ciappà proprio il ciodo, eh beh, e, ciodo e lì è e venuto fuori. E anche lì, no, mi no. penso che qualche dubbio che se serve al ciodo, no. l'ha visto il ciodo, no. il tira il ciodo ed è morto. E allora modo, lì. No, lì alcuni sono... di svilotti e altri li ha battuto contro un sasso, fatto stacca, stalo tal, sì. l'è morto. Allora adesso è Europa. Lei resta incinta di di Zeus. E, e, è nato, è nato tre putelotti. Ah, tre? Tre ne nati. Madonna. È nato minosse. Che dopo sarebbe diventato. il famoso re di Creta. Re di Creta. Ah, Minosse. È nata Radamanto e è nata Sarpedonte, tre fiori di Zeus. Dopo Minosse e Radamanto, dopo la morte, viene a finire zona Elade e diventano i giudici delle anime dei morti. Ah, ho capito. Che fa carriera anche da morto. Non so se noti che ogni storia, dopo la settimana. No, È per questo storie... che con la mitologia greca, se parte con una storia e dopo si la e non l'hai più finita. Perciò bisogna cercare di stare un po'. E eh, allora, no, comunque, Minos, Radamanto e Sarpedonte. Tre fiori. Tre Ma fioi. se ne interessa Zeus dei fiori? È uno a... che ne frega, dai. Basta così. Lui che fi... ha fatto i tre regali, le nasce a casa e quelli restano lì. Fortunatamente, a Creta, era Re Asterione. Asterione era senza prole e allora la pensava di sposare Europa e la i tre fiori d'Europa che avuto adesso come fu ma sta fioi, bravo. fiori, fiori eh suoi. E' bravo a puttè però, eh, si, si, sì, sì. la sta Sa bravo. Sta è, la insomma. sta bravo, sì, sì. La rileva Come fu fiori suoi, insomma. Di, di... Bravo, bravo, questo chi mi ha la medaglia. quando che Europa è le, le stata rapida, a Genova la aveva gare, tre frateie, Europa. La aveva Cilice, Fenice e Cadmo. Come che l'è stata rapida, a Genova gli aveva detto ai suoi tre fratelli di partire e andare a cercarla e di non venire di ritorno Se noi aveva finché noi l'aveva la trovata. È detto, è Questi è partiti, gli ha girato un po', ma dopo gli ha visto che no, non veniva a niente e allora, allora Fenice la, la savu che è morta a Genova, è morto suo padre e allora è tornata torna a casa, è tornata a Canaan, perché allora la Fenice non la si chiamava neanche ancora, la sapeva a Canan. La torna alla sua casa e la diventa lui, al posto del suo padre che era morto, e la chiama la regione Fenicia. La chiama il nome del, del sole. No, e, no? e dopo le stai famosi Fenici. Cioè. Cilicia invece le ha in Asia Minore, la terra degli Ipachiani, e anche lì e le fatte. la le, le diventata la Cilicia. Cadmo invece le na in Grecia. Lì da girare per la Grecia, nel frattempo era tornata a casa, ha torso sua mamma, che era morto suo padre, e era girava, dopo nel frattempo è morta anche suo mare. Oh, e dopo in Grecia vino, no, veniva fuori, mm. l'era tentata di tornare a casa, però l'oracolo la fermata e gli ha detto che deve fermarsi in Grecia. Perché c'è lì... l'oracolo, quel famoso, che era una donna... No, no, no lì l'oracolo di dei. Ah, lì, lì. ecco, appunto, no, dico, se no... Lì è, è l'oracolo che dice che no, deve, deve restare in Grecia perché deve fondare una città. Difatti Cadmo è il fondatore della città di Tebe. E allora lì resta lì, su Cadmo, che sarei da fare due puntate, perché la storia di Cadmo è bellissima. Ma ti pensa eh? un po' che... Ah, però te, te prenoto già? Cadmo, <ride> no, no. mi raccomando, carta e penna, perché... E allora... Europa naturalmente la sposò a Asterione alla morte d'Europa fatto... e alla Gavuffioi con l'Asterione Con Asterione e no, alla morte d'Europa che, che sta a fare funerali divini come fu Bornadea dopo Minoscele è diventato re eh, di Creta e Minoscele ha deciso per, ricordar, per ricordare per Europa che tutti i territori a nord della Grecia gli avesse il nome di sua Europa Lecovi che la nostra Europa l'ha preso il nome. che... Ma la chi, chi pensa è. a poche storie. E no. chi finisce la storia della nostra Europa? Ecco, che è importante no. saperlo, anche perché non so se i nostri. Sulle de, sui Dese Euro. Sui 10 so Euro, mi pare che, messo che la, se si guarda contro luce. che ha messo il volto di Europa. D'Europa, sì. quindi se sapete Dese Euro. Eh, mi guarda in trasparenza, vedere il volto d'Europa. Ecco, se non la vedevo, il che è falso. Eh, sì, se non la vedevo, che il giro fra Dese, è vinte falso. e compagnia bella. <laughs> Beh, ecco. Beppi, senti, tante grazie, Prego. sicuramente anche la tua storia è, è un po' confusionata, eh? no? Però la, la fa capire come lei rendeva eh. le robe eh, sì. una volta. Ecco, adesso per concludere, vi dico subito che vi propongo un vocabolarietto amoroso, siccome si parla di amori, di donne, uomini e compagnia bella, naturalmente. Sto vocabolarietto che intende conto è la mia generazione. Come vedeva noi l'amore una volta, no? Si cominciava con Ociada. cos'è l'occiata? È l'occhiata. Dopo magari si arriva a dare game cioè il forte abbraccio. Dopo, ma che voleva le binde, si arriva al baso, che era il bacio, quindi nociata, strucom, trucum, embaso. Dopo si diventava morosi, quindi il moros, morosa. Dopo finalmente si riusciva a fare un po' di amore, magari, no? Magari che era anche la passion. E dopo si arriva all'anel. Eh? Dopo che era il marì, il moyer, dopo che era il momento della comare, no? quella donna che aiutava a partorire in casa le donne, e quindi che era il fiol, dopo naturalmente che era il miser e il suocero, la suocera la madonna, però dopo magari si poteva scominciare anche a begare, eh? perché si beveva anche una volta, e magari anche a piantarsi lì. Ecco, naturalmente, ripeto, questi sono i vocaboli amorosi che riguardano la mia generazione, perché ancora io, certi passaggi, Ociada, Strucom, Baso, noi che pu, no? Adesso i passaggi è proprio, se va da, da una fase all'altra, è in 4 e 4,8, eh? noi che mettevamo 7 anni, adesso in 7 ore si salta tutti quei passaggi lì, per cui mi scuso, ma mi serviva proprio per portare un po' dei vocaboli alla vostra attenzione. Quindi, con questo vocabolario etomoroso, Beppi, mi diseria che aveva finito ancora la nostra mitologia greca e per sull'Europa. Ti ringrazio. Grazie a te. Naturalmente ti aspetto un'altra volta perché mi, ancora, quando sì. sento queste storie, ti mi chiedi che ho che ti dica, Te mi chiedi eh, che ti metti dentro. che la piace, anche ai nostri... Eh. Sicuramente, sicuramente. Anche se qualche dubbio mi ha detto che le robe serie che dovrebbero essere trattate un po' più mem... Invece che tanti che di ma no, così anche a ricorda è meglio, no? Ridendo, scherzando, eh, ripetendo, sì. se ricorda... Se le troppo serie non le eh, va appunto, bene. E eh, appunto, e quindi... Nei avanti nemmo sempre col stomaco finchè non in diligenza andiamo avanti. Chi avem, fra l'altro chi chido ospiti che ne vada che lei la bice e la tua sposa. E, che la e vedo che le sorride, quindi vuol dire che lei è abbastanza eh. soddisfatta, perché l'altra volta lei era un po' mm. qualche ociada del traverso, eh. come dire, ah, O fa qualche errore Quindi cari amici Grazie per il vostro interesse, per la vostra attenzione. Vi aspetto nella prossima puntata, ricordando che non è mai troppo tardi per preparare il dialetto. Grazie di nuovo. Grazie.